Sì, buonasera. Sentite un po', voi della festa di San Lorenzo che ci potete raccontare? E che voglio dell'età raccontare? Vostra, dei tempi Tutto vostri, bene. quando avevate 30 anni? Tutto, no, tanto non era così. No. Che cos'era? Che si faceva? Voi è meglio. È meglio? Ma perché ci sta la banda? Tutte le cose. Sentite, e quando vengono queste ragazze con le minigonne? Ma ci stavano all'epoca queste ragazze? Ma non, mo sono belle. Mo sono belle. Ecco, signorina, ma forse mi vuoi chiudere, non ce la faccio più. Mannaggia. Ma sono vecchio. Sentite. Ma tanto, camminavo. Erano altri tempi. Altri tempi. E allora è meglio adesso? Sì. Va bene, noi vi ringraziamo, ci vediamo dopo. Grazie. Buonasera. Un giudizio sulla musica. Era meglio le musiche dove venivano prima, la banda che veniva prima, questa da noi. Ma in base alla musica sì, è sempre quella. Bravo, bravo. Quella non cambia. E le fisarmoniche ti sono piaciute là da sé? Sì, senz'altro. Senz'altro. Raccontaci qualcosa della festa di prima. Beh, va bene, le feste di prima erano più tradizionali, adesso sono più moderne, sarebbe qualche cosa di meglio. Avesse essa così? A me mi sembra così. Muovete, sapete, faccio mi dici una frase in spagnolo. Che mi vuoi dire? Una frase in spagnolo, cosa vuoi? Chiama a me. Non chiama a me. Una babacita, chiama a me. Carmela, senti. E che significa? Che significa? Significa, chiama a me a ballare. Chiama a me. A lei piaceva ballare? Ballare, prima. Ti piaceva? Allora mi piaceva. E raccontateci qualcosa di quanto ballavate, come vi organizzavate. Per la madre. Che facevate? Io ballavo. Si rompeva la pignata? No, l'Argentina. Ah, in Argentina, vabbè, ma mo lasciamo stare l'Argentina, siamo di Busso. Di Busso? Di Busso, quanto voi eravate, 20 anni, 30 anni, quando andavate a ballare? Com'è? Ci stava la discoteca, com'è adesso? No. E che ci stava? Su, raccontateci un poco. Ma che ci stava? Guarda che... Stava l'organo. L'organo che... Organetto. E tu non sei vero che sapeva suonare l'organetto? Ma vero sapeva suonare. E mo domani sera il Zinunzio dice che ci viene a fare pure una suonata con l'organetto sul palco. È vero. Domani sera... Il fatto che... sono stato invitato da Carmelina, è tutta un'altra cosa, io non ci sto, sfortunatamente. E ci dispiace, ed c'è un altro impegno, vuol dire che il prossimo anno facciamo un'altra festa degli anziani e Zanunzi ci viene a suonare. Magari ci riuniamo, ci affiatiamo. Facciamo prima le prove. Precisamente. Va bene, allora al prossimo anno, va bene? Se Dio ci dà salute. Siamo pronti. Va bene, ci vediamo. Ci vediamo. Allora, continuiamo con questa intervista e qui ci sta un noto falegname del nostro paese. Buonasera, Zmgada. Buonasera. Sentite un poco. Noi stiamo a fare la festa degli anziani. Voi che ne dite di questa cosa, di questa iniziativa? Buono. Mi fa piacere. Oddio, come allora, no. Raccontateci un poco, ma voi? Quando così facevate il falegname, eravate giovani, che anni si usavate? Che è come adesso? Adesso tutte queste industrie, raccontateci un po'. Ho sempre lavorato io, eppure a San. Con le mani ovviamente, con le macchine. Dove stavano le macchine? Ma ci stavano pure, ma che ce le compravamo? Come? Che ce le compravamo le macchine? Non ci stavano soldi. Ma adesso ci stanno troppo soldi.
così così, insomma. Allora, sentite un po', e com'è? Voi, visto che siete un noto falegname, vi piace di più come si lavora adesso o come si lavorava prima? Molto prima, meglio prima. Meglio prima? Sì. Va bene, e perché? E perché si lavorava a mano, ma le macchine sono pure precise. I mobili adesso sono più belli? Beh. Erano più belli prima? Sì. Ho capito, va bene. Sì. Noi vi ringraziamo e domani sera ci vediamo in piazza nella festa degli anziani. Grazie. Va bene? Grazie. Buonasera. Buonasera. Smagangi ci ha richiamato. Che è successo? Ci volete di qualche altra cosa? Ma ve lo dico. Dite, dite. Posso dire? Certo. Pronto? Ho lavorato a San Stefano, se non che dormiva in coppa a due spoglie, non mi dava zia le cucine. Non il permaflex come adesso. Ma dove stava? Ma che ci ricompravamo? Ci mancavano sempre 19 soldi. Sempre. Se non che una sera mi vai a dormire, stava stanca perché se lavorava a mano, e mi sento fare... Era una zoccola, Carmè, per Santa, perché la nome che ti ha. Una zoccola, al momento mi ci cava lui. Un topo. Un topo. Dopo, ma era grande, altro che topo. Era zoccola proprio grande, era un altro, era. Allora mi svegliavo, appoggiavo le ginocchia. Che la zoccola io abbattendo un bacio rumore. Pigliavo una massa, ma non la coglieva. Hanno poco di canna, stava fatto un uccello raso a canna, sembrato là, è stato buonissimo. E non l'avete più ritrovato? Meno male che adesso queste cose non succedono. Ma stiamo troppo comodi. Stiamo comodi, sì, va sì, bene, sì, grazie sì. Di questo episodio. Passiamo la parola a un romano di Roma, come si suol dire, Amato. Grazie. Che sarà anche romano di Roma, ma sempre secondo me è sempre di più. Allora, buonasera, continuiamo l'intervista per la festività degli anziani. Sore, buonasera. Buonasera. Tanti auguri prima di tutto. Grazie. Come va? Bene. Che classe sei? 902. 902, classe di ferro. Senti. Quando eri giovane te, durante le feste di San Lorenzo, come si organizzava? Le feste di prima non erano come quelle di oggi, perché le feste, pochi soldi, pochi soldi. Non si faceva niente. Ma le signorine, ci stavano le signorine? Le signorine stavano prima e pure mo. Ah, mo sì. Ma mo proprio mica si mettevano la miniconna prima? Tempo del più prima no, ma poco prima ci avevano la miniconna. Mo l'hanno lavata e mo la rifanno un'altra volta. Mo un'altra volta. Comunque, voi organizzate bene, voi, amici vostri, la stessa classe? Sempre la stessa classe, sono rimasti rubati, non sembra male. No, ma io dicevo prima, quando le feste di prima... Ah, sempre amici, sempre stati sempre amici, tutti quanti, facevamo ballette, cose... Comunque San Lorenzo si è sempre fatto? Sempre, sempre, tutti gli anni. Sempre, l'antico, quando mi ricordo io. Ma facevate, organizzavate giochi o cose del genere? Tutti i giochi si facevano. Ma cose, che ne so, come le bocce oppure c'è pure qualche altra cosa? Cose di bocce si facevano, se carnevale si faceva un ballo a tutte le case. La morra? Giocavate alla morra? La morra, sempre la morra. Sette, dieci, otto. Proviamo noi. Provate che Amato, non provate a giocare. Provate a far s'amore. Io non è che sono tanto bravo, però. 4, 1, 8, 9. 9 ho fatto io, mo. Bravo, bravo. Vabbè. Allora, comunque, mo, suggeritemi qualcosa. Mi avete preso alla sprovvista. Danno se ne usava, torto su di mo. E che faccio? La giunta da destra, ma Dani chi sapeva dove? A chi lo dico? E che facevano? Quando festeggiavano, ah, che dolci mangiavano? Quelle, tanto, se facevano, se la ma esistevano i dolci? Tanto se la usavano i dolci, se ne sapeva. E nessuno deve avere diabete? La malattia correva pure tanto. Ah, correva? Pure un po'. Che era un malattia, lo state sempre. Ma voce era troppo buona? Buona? Chi ci sta? Sta pure quello che sta malato. Troppo buono per mangiarsi. Ah, per mangiarsi.
Tanto facevamo le pagliacce e portavamo a capo basso. Poi ci rimaniamo, ne portavamo a capo basso. Meglio così. È vero? Sì, perché non se ne usa bene. Tutto quello che si fa per mangiare. Va bene. Allora, noi vi ringraziamo. Facciamo con questo San Lorenzo. Grazie. A meglio, a me. L'anno che dire, allora, sì, tipo, uno l'anno. Uno l'anno, sempre uno l'anno. Buonasera. Buonasera. Ci andiamo a accomodare lì sulle scale del parco. Buonasera, buonasera. Che c'è pure la luce, così riprendono sì, a prende il palco per la festa di stasera. Okay. Poi speriamo che qui i signori ci danno un po' di spazio. Allora, ci sediamo sulle scale qua. Oh, buonasera. Buonasera, buonasera. Buona festa. Grazie, una certa anche a voi. Grazie. Anche a voi. Allora, raccontaci un po'. Tu di che anno sei? Classe. 1913. 1913. Sì. Quando eravate giovani voi? Come si svolgeva questa festa di San Lorenzo? Veramente a quelle tempere. Che si sfuggeva, ma c'erano anche gli animanucci in culo. Come un tomarro, gli venivano quegli animanucci. Allora si faceva, dopo faceva tre scale, allora si faceva la festa. Mo c'è sta la mia di Trebbia invece. Invece poi è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Ma comunque c'era sempre allegria durante i giorni di festa? Sì, l'allegria, si faceva sempre a cantare, sempre allegria. Magari...